sembra buonissimo, eh. Allora, tizio, i nomi scientifici e che nome devono avere appunto gli organismi viventi è una questione un po' complicata, perché effettivamente, sai, finché si parla di piante, di animali anche carini, non è offensivo chiamare ad esempio, non so, l'arancia Citrus sinensis, ok? Agrume della Cina. Non è offensiva come cosa. Solo che poi quando ci sono degli organismi a cui noi associamo un significato negativo, non so, le blatte, se esiste ad esempio una blatta che si chiama la blatta asiatica. Forse al giorno d'oggi non avrebbero assegnato quel nome. Non l'avrebbero, mi sembra si chiami orientalis, il termine scientifico. Comunque, pensa se l'avessero chiamata la blatta indiana o la blatta cinese, probabilmente sarebbe stato considerato negativo, scorretto. Ma sai, si dice politicamente scorretto, ma non mi piace tanto questo concetto di politicamente scorretto. Comunque, diciamo, sarebbe stato, potremmo dire, un cacologismo, cioè una parola fatta male, cioè un neologismo fatto male. O anche, no, non un neologismo, comunque in generale una parola esistente, fatta, pensata male, un cacologismo. E sarebbe stato eulogizzato, potremmo dire, no? Avrebbero dato un nome più neutro, magari eliminando l'associazione col paese, e così via. Allora, se virus cinese sia offensivo o meno, dobbiamo riflettere osservando ad esempio. Ok, virus cinese ci sembra offensivo per la Cina, no? Ci sembra un termine offensivo e che chi lo usa lo fa contro la Cina, cioè ha un pregiudizio contro la Cina. Però d'altra parte è molto diffuso, soprattutto in questo periodo si parla di variante inglese, di variante sudafricana, di variante giapponese, mi sembra ci sia. Comunque, varie varianti del virus, cioè sarebbe il virus inglese, la variante del virus inglese. Però questi termini non sono stati eliminati, cioè si dice tranquillamente ancora adesso variante inglese o la variante milanese. Questo perché? Perché in realtà non è offensivo, e questo l'aveva spiegato bene Mercadini nell'extravista. L'aveva spiegato molto bene che in realtà chiamare gli organismi o anche le malattie in base al presunto luogo di origine è una cosa normalissima, si fa quello quando trovi un organismo nuovo. Nella Valtellina, magari lo chiami, se trovi non so, una pianta nuova in Valtellina, la chiami nome della pianta della Valtellina. Si fa quindi questo, è una cosa abbastanza normale, normalissima. Però effettivamente diventa problematico quando questi termini si uniscono a una narrazione. Anche narrazione è un termine un po' usato, sai, come politicamente corretto, però teniamoci questo termine, narrazione. Quando si uniscono una narrazione denigratoria verso uno stato, una persona, si uniscono a questa narrazione in qualche modo la sostanziano, cioè fanno sembrare che questa narrazione sia vera, cioè che ad esempio la Cina sia un luogo maledetto, un luogo in cui da lì arrivano le cose peggiori, un luogo. Ecco. Per questo ci si è opposti al termine virus cinese, mentre invece non ci si è opposti così fermamente al concetto di variante inglese, perché non esiste una narrazione così potente contro l'Inghilterra, per cui l'Inghilterra è un luogo schifoso, ok? In cui lì i virus variano, mutano perché la gente mangia cose schifose, sai, cose del genere. E allora, oppure perché in Inghilterra si mischiano gli organismi, tengono polli e conigli tutti insieme in gabbia. Allora, non c'è questa narrazione, quindi non è così problematico chiamarla variante inglese. Ti faccio un altro esempio, e questo proprio chiarisce bene. Quando si parla di variante milanese non c'è davvero un insulto verso Milano, no? Non viene percepito come un'offesa verso Milano. Mentre invece, se ci fosse stata la variante napoletana,
Allora molti avrebbero protestato perché esiste un racconto fortissimo per cui Napoli è un posto schifoso, ok? Quindi molti avrebbero protestato con variante napoletana perché avrebbe sostanziato quella narrazione, avrebbe confermato quel pregiudizio, d'accordo? Avrebbe dato una parvenza di realtà A quel racconto. Qui veniamo allora alla questione. Quando uno trova un nuovo organismo, come lo deve chiamare? Sai, è una questione complicata. Perché da una parte verrebbe naturale, ad esempio, un virus che nasce a Wuhan, uno scienziato, sai. Allora, i virus della SARS si chiamano scientificamente SARS-CoV-virus, ok? Quindi dovresti chiamarlo SARS-CoV-virus. E poi aggiungeresti Wuhanensis, perché arriva da Wuhan, ok? Quindi lo chiameresti SARS-CoV-virus Wuhanensis, dove mi sembra che SARS-CoV-virus nome della specie, Wuhanensis sottospecie, mentre invece il virus proprio della SARS, perché uno è SARS-CoV-2, quello del Covid-19, il virus del Covid-19 è SARS-CoV-2, mentre quello della SARS normale, anzi normale, della prima SARS, è appunto SARS-CoV. E andrebbe chiamato SARS-CoV-virus cantonensis, ok? Perché è del cantone. Quella sarebbe la terminologia, però, cioè sarebbe il virus della SARS di Wuhan, virus della SARS. Del cantone. Allora. Fin qui ha ancora tutto senso, però è preferibile proprio per evitare, da una parte, discriminazioni e dall'altra recriminazioni. Si può fare così. Una cosa intelligente da fare sarebbe, ad esempio, prendere la prima sillaba o le prime lettere delle varie. Cioè, fare un acronimo, ad esempio la variante inglese non la chiami variante inglese che c'è inglese dentro e la gente la associa all'Inghilterra, ma la chiami la varinga o la variante britannica la varbria o la varbrita, così la gente non l'associa alla Gran Bretagna, però dall'altra parte non devi nemmeno inventarti un termine nuovo, no? Non è che ti devi inventare. Oppure non devi nemmeno usare, perché tra l'altro penso esista un nome scientifico della variante britannica e ci sono dei numeri dentro, sarà 111A, oppure prima variazione, sai, sono nomi troppo complicati quelli. Invece la varbrita diventa facile, sai, variante britannica, poi variante brasiliana la chiami la varbrisa, la varbrasia, la varbrasa o la varbrasia, varbrasa meglio. Poi la variante milanese o la chiami la Varmila e così via. Diventa molto semplice. E allo stesso modo ecco, polmonite di Wuhan diventerebbe polvuga, cioè polmonite di Vugano. Adatti anche Vugano, diventa polmonite di Vugano, polvuga. E la polvuga, nessuno si lamenta poi di questa cosa perché l'associazione non è così forte, però un'altra cosa ancora più forse sensata sarebbe, e questo in generale per tutti gli organismi, non solo per quelli considerati spregevoli come blatte, virus, non solo quelli, ma proprio con tutti gli organismi è questa. Tu cosa fai? Prendi il nome ad esempio, se lì si parla di virus. Guardi, in cinese come si dice un virus? Magari nel dialetto proprio di Wuhan, come si chiama un virus? Come si dice virus? E poi usi quella parola lì del dialetto, che poi sarà una lingua, della lingua di Wuhan, usi facciamo così, del Vuganese, la lingua di Wuhan, chiamiamolo il Vuganese, la lingua di Vugano. Tu prendi quella parola lì dialettale che significa virus. E poi la adatti nelle varie lingue.
Ad esempio, se virus ha avuto. Però, ovviamente, virus è un termine recente, è molto meglio. Questa cosa diventa molto più semplice farla, ad esempio, con nomi di piante, nomi di uccelli, nomi di pesci. Diventa tutto molto più semplice perché virus no, non è che sia è un termine recente pure, cioè in tutte le lingue è recente, proprio perché è un concetto recente. Però magari prendi il termine polmonite. Come si dice polmonite in vuganese? E vedi che polmonite si dice, non so, diciamo, iman, ok? E quel virus allora lo chiamerai limano, d'accordo? Imano diventa il termine del virus. E lo associ, cioè è un termine che associ alla regione. Ma non che associ alla regione etichettando sopra, ma è la regione. Il soggetto che dà il nome al virus, d'accordo? Non è la regione oggetto che viene associata al virus, ma è la regione soggetto che con il suo dialetto, con la sua lingua, assegna il nome alle cose. Pensa ad esempio, Homo sapiens, si dice sempre Homo sapiens, che è anche un termine che a me non piace tanto, sai, è un po' complicato, vero? Homo sapiens, è una cosa. Prima in latino, poi è un po' lunga, non esiste un termine unico per dire, immagina se fossero ancora vivi. Gli uomini di Neanderthal, Homo erectus, Homo habilis, se fossero ancora vivi, li chiameremmo con il nome latino, non è tanto carino. Sarebbe molto più comodo avere un termine unico, come diciamo cane, gatto, uomo. E allora, come andrebbe chiamato? Magari l'uomo di Neanderthal dovresti chiamarlo in base al luogo, cioè nella valle di Neander, ok? Come chiamano l'uomo? Guardi come chiamano in quella lingua uomo, che potrebbe. Lì parlano una lingua come l'olandese, quindi in olandese persona si dice mens, quindi lo chiami menso. Il menso è l'uomo di Neanderthal. Come chiami invece l'Homo sapiens? Guardi come. Cioè, la presunta origine dell'Homo sapiens penso sia nell'Africa centro-orientale. E allora guardiamo in Africa centro-orientale, proprio. Nella zona in cui sono stati trovati i resti più antichi di Homo sapiens e lo chiamiamo con un termine della loro lingua. Non so, saranno gli Oromo magari. Facciamo finta gli Oromo, ok? Non so se siano gli Oromo comunque lì. Comunque, un popolo nubiano. Prendiamo il termine di questo popolo nubiano. E con quel termine lì che magari i nubiani, cioè facciamo finta, proprio quelli di quella tribù Oromo chiamano la persona, oppure possiamo fare una cosa più generica, in generale gli Oromo chiamano l'uomo, non lo so, chiamano l'uomo Aban, ok? Aban, e allora non si, non, la nostra specie si chiamerà Abano, tutti noi siamo Abani, d'accordo? In questo modo uomo invece si riferisce al genere, cioè noi siamo uomini nel senso siamo uomini quanto i mensi, gli uomini di Neanderthal, quanto gli Homo habilis, che troviamo poi un nome, gli Homo erectus e così via. Sai, è perché in questo modo si arricchisce proprio la terminologia della lingua di nomi comuni per specie, di piante, animali, virus anche. Sai perché? È problematico questo, spesso, soprattutto con le specie esotiche, non abbiamo dei termini, quindi dobbiamo usare i termini latini, che è un po' complicato. Già sono piante magari con le quali non siamo familiari. Se in più dobbiamo pure usare un termine latino per riferirci a loro, sai, tendiamo ad avere una separazione, cioè a sentirle molto più distanti di quanto siano in realtà, no? È questo, cioè pensa se le arance, cioè noi non avessimo il concetto di arancio, ma chiamassimo appunto Citrus sinensis. Oh, lì ci sono dei Citrus sinensis e questi sono i frutti del Citrus sinensis. Diventa tutto più complicato. Questo metodo, cioè questi due metodi, o gli acronimi, o di selezionare, cioè di guardare come nel posto in cui quella pianta endemica, come chiamano quella pianta, oppure in generale se non hanno un termine specifico per quella pianta, magari perché loro hanno un termine per chiamare gli agrumi, però non solo quell'agrume lì che è tipico della loro regione. Allora guardi comunque come chiamano gli agrumi,
E poi assegni quel nome lì, cioè adatti la loro parola agrume alla tua lingua, ad esempio all'italiano, e in italiano quella parola lì adattata diventa col significato specifico quel particolare agrume. Sai, perché molte lingue, ad esempio, sapevo che in molte lingue africane dell'Africa occidentale non c'è la differenza tra le due specie di iene, perché gli zoologi hanno individuato due specie di iene lì, mentre lì le chiamano tutte e due iene. E allora sarebbe un po' complicato, no, dire quale. Fai così, prendi dove è più diffusa una iena, guardi, magari questa iena è più diffusa nella zona del popolo X, e allora la lingua con la quale il popolo X chiama le iene diventerà il nome comune di quella iena particolare, di quella specie particolare di iene. Dove invece è endemica l'altro tipo di iena, chiamiamola la iena Y, dove c'è il popolo Y, si prende la parola del popolo Y per iena, e quel termine lì adattato diventa il termine per quella specie particolare di iene, così si possono distinguere questi due tipi di iene, d'accordo? Mentre iene, con iene magari indichi il genere, non la specie, il genere, come con noi uomo non indichi per forza l'abano, come abbiamo detto prima, o il menso. Indichi abano, menso e tutti gli altri membri del genere Homo. Mentre invece, per essere più specifico, usi dei termini Che arrivano dalle varie lingue adattati. Vieni, vieni. È buono, eh?